Ciao ragazzi, bentornati alle mie lezioni. Oggi torno nell'argomento improvvisazione, che è quello più richiesto e che ultimamente mi state domandando molto spesso sotto i miei video, come improvviso, come penso, cosa penso su cambi di accordo, su un accordo solo, eccetera, eccetera. Proverò a rispondere a tutto, come sempre premettendo che l'improvvisazione è molto, molto, molto soggettiva, nel senso che non si insegna a improvvisare, a mio avviso. Si può dare dei consigli, si può cercare di far capire quali possibilità abbiamo in diversi contesti, in diversi generi, però poi ognuno di noi ha il proprio modo di esprimersi, ha i propri gusti, ha le proprie, diciamo, scale preferite o arpeggio, quello che sono, su un determinato accordo, c'ha i propri cliché, c'ha le proprie frasi che ripropone, magari in modo diverso, però le usa come avvio per un assolo, per un fill, eccetera, eccetera, eccetera. Detto questo, si può comunque ovviamente parlarne e scambiarsi consigli, idee, eccetera, eccetera. Qui la luce va e torna, ok. Scenografia bellissima. Oggi voglio parlarvi di uno dei miei, diciamo, esercizi, comunque dei miei metodi preferiti per improvvisare, ovvero quello di alternare delle frasi, chiamiamole melodiche, quindi lineari. Ovvero dove non uso dei pattern o degli schemi precisi, vado a fare una linea melodica. Alternarli con invece sequenze, ad esempio quello che voglio vedere oggi, sequenze di intervalli. Ovvero, come avete visto chi ha preso i miei libri, chi ha seguito le mie lezioni, ho parlato in alcune occasioni, in alcune circostanze, di intervalli, appunto, quindi sentire la sonorità di ogni intervallo, accostarlo a un pezzo di una canzone, eccetera, eccetera, e come suonare le scale, appunto, in sequenze intervallari. Allora, oggi voglio prendere una base di riferimento in Mi maggiore, semplicissima, Mi Sol diesis, Si. E le possibilità che abbiamo su questa scala, come qualsiasi altra scala, sono quelle, appunto, di suonarle in modo lineare, quindi utilizzare le note della scala per costruire le frasi melodiche, appunto come dicevo prima. Sistema, appunto, di suonarle a intervalli. Allora, proviamo con le terze. Noi abbiamo le note della scala sono Mi, Fa diesis, Sol diesis, La, Si, Do diesis e Re diesis, che ovviamente, come dico sempre, si può prendere in molti modi. E quindi consiglio sempre il solito esercitarsi su tutta la tastiera. Cosa vuol dire suonarle per terze? Partiamo dal Mi e suoniamo la terza di Mi, Mi Sol diesis. Questa è la terza. Mi sposto sul secondo grado della scala, quindi Fa diesis,
Suono la terza di Fa diesis nella scala di Mi maggiore, che è La naturale. Sol diesis, Si, la terza minore, Sol diesis, La, Do diesis, e così via. Verrebbe questo. Queste terze io le posso suonare anche così, ad esempio. Oppure una così, una, diciamo, in senso ascendente e una in senso opposto. Oppure al contrario. Scusate. Questo posso farlo con tutti gli altri intervalli, ovvero le quarte. Ro mi la fa diesis si. Anche qui posso, scusate, è partita una quarta aumentata, posso rovesciarle, suonarle in modo inverso. Farle tutte discendenti e così via. Quando poi ho lavorato su tutti gli intervalli, quindi non limitandosi alle terze, ma provandoli tutti e studiandoli tutti, sentire che effetto mi dà ogni intervallo, anche le none, ad esempio. Seste. Quando ho immagazzinato bene il discorso, posso inserire nelle mie improvvisazioni appunto delle frasi non più in senso, come dicevo prima, lineare, quindi una frase melodica, non so quale possa essere un termine preciso per descrivere, ma anche delle frasi costruite con una serie di intervalli, quindi una serie di formuline intervallari, chiamiamole così, come fanno se sentite, se vi piace il sax, ad esempio, ascoltate gli assoli di sassofono, ovviamente tutti gli strumenti, ma io ho sempre preso di riferimento il sax. Per lo più per le improvvisazioni, perché mi piace, lo vedo proprio come uno strumento da improvvisazione, da melodia, eccetera. E i pattern di intervalli sono strautilizzati da sassofonisti, ripeto, come da tutti gli strumentisti, però prendo di riferimento il sassofono, e loro usano, alternano delle frasi, appunto, melodiche, diciamo appunto lineari, con dei pattern di intervalli. Quindi andiamo a provare, che poi tanto se le cose si vanno a spiegare con la pratica è sempre meglio. Quindi mettiamo una base molto semplice di Mi maggiore e proviamo a suonare qualcosa. Mi a triade. Facciamo qualche frase lineare, abbiamo detto, chiamiamola così. Tanto vado a sentire ogni grado della scala che colore mi dà.
terza, seconda o nona, quinta, vado a inserire, anzi, vado a fare qualche frase solo invece con gli intervalli. Proviamo con le terze per ora. Proviamo con le terze. Vedete? Terza, terza, terza. Contrario. Proviamo le quarte. Teste. Proviamo ora a alternare qualche frase melodica con qualche pattern di intervallo. Ragazzi, queste sono solo idee che mi vengono in mente quando ripenso a come ragiono io quando poi mi trovo in situazioni dove devo improvvisare. Però si torna sempre a un discorso di base che non è così semplice. Io apprezzo certamente e totalmente che mi chiedete tutto riguardo all'improvvisazione, però è come se si chiedesse a qualcuno mi insegni a parlare come parli te. Ti posso dire che termini uso, cosa ho studiato per avere un linguaggio così fossi colto, oppure perché c'ho l'accento livornese invece che pisano. Questo trasportandolo nella musica è come dire, l'improvvisazione è un linguaggio, un solo è un discorso e insegnare a fare un discorso non è semplice, non è nemmeno totalmente possibile. I consigli sono sempre di ascoltare, perché noi, anche quando impariamo a parlare, ascoltiamo quando siamo appena nati, piccoli, molto piccoli,
ascoltiamo, ascoltiamo e ricreiamo quello che sentiamo e poi sviluppiamo un linguaggio nostro. Lo stesso nella musica. Se io ascolto 5-6 ore di musica al giorno, anche se magari non ho lo strumento per studiare quello che sento, quindi ricreare sullo strumento quello che sento, il mio orecchio assorbe quello che sente piano piano, poi quando andiamo a improvvisare, rifacciamo delle frasi che magari non abbiamo nemmeno studiato, ma ce l'abbiamo in testa. Quindi consigli, ascoltare, tirarsi giù i soli di altri, quindi anche di altri strumenti, cantarsi in testa le semplici frasi quando appunto provate a improvvisare su una base, su un tappeto, quello che è. Prima me le canto in testa, cioè prima ascolto la scala, mi canto la scala. Mi canto ogni intervallo. Comincio a sentire il colore di una scala, in questo caso maggiore, e poi quando inizio a fare delle frasi, me le canticchio in testa prima. Ovviamente all'inizio quello che cantiamo in testa non lo ricreiamo subito, ma dopo un po', come tutte le cose, diventano automatismi. Quindi ragazzi, per oggi mi fermo. Come sempre, mettete un mi piace se vi piace, mettete un non mi piace se non vi piace, magari dicendomi cosa posso migliorare. Come sempre trovate PDF con tutto quello che abbiamo detto qui sotto, la base di oggi, il tappeto, e vi aspetto alla prossima lezione.